Allora, andiamo a vedere il caso in cui la seconda grossa categoria di funzioni, vabbè, terza, perché avevamo visto quelli con le radici. Quindi la seconda era, lo ripeto, perché non l'avevamo scritto in maniera formale, era quando la f piccola era funzione di x e della radice di ax più b. Allora, in questo caso, o radice ennesima di ax più b. Si poneva la radice ennesima di ax più b uguale a b. Ok? Qualora comparissero radici a diversi esponenti, si faceva in maniera tale che questi esponenti razionali avessero lo stesso denominatore. A quel punto si poneva se praticamente f di x radice di ax più b alla m1 su n1 radice di ax più b alla mk su nk, si poneva la radice di ax più b, scusate, non radice, ax più b alla m1 su n1, se no non è una struttura corretta, cioè radice n, poi questo ax più b alla mk su nk. Allora si poneva ax più b alla 1 su n uguale t, dove n era il minimo comune multiplo di n1 nk. Se vi ricordate, qui avevamo ax più b alla 1 terzo, ax più b alla 1 mezzo. Allora si scrivevano un terzo, si scriveva due sesti, un mezzo si scriveva tre sesti, allora si poneva x più b alla un sesto uguale a t. Vabbè, comunque insomma si era capito dalle semplici. Questa è semplicemente una scrittura più formale. Ok. Terza categoria. Supponiamo che di avere f di seno di x e coseno di x, una funzione di, diciamo, nella funzione integrante intervengono diciamo sia il seno che il coseno di x. Oh. Questa scrittura qui è, si intende che f è funzione di due variabili, che però poi una è seno di x e l'altra è coseno di x, quindi tramite la sostituzione ridiventa una funzione di una variabile. Si scrive così per abbreviare. Esempio. Supponiamo di voler fare l'integrale di tangente quadro di x in dx. Allora, qui ci sono due possibili sostituzioni. È inutile stare a dire quando si fa l'una e quando si fa l'altra, perché nella pratica si deve sempre provare prima l'una, vedere se funziona, e poi provare l'altra. Allora, in questo caso la prima sostituzione funziona, perché la prima sostituzione funziona praticamente quando la mia funzione non, diciamo, seno e coseno possono essere messi in maniera tale che compaia esplicitamente solo la tangente. Qua già ci compare esplicitamente solo la tangente e quindi la sostituzione funziona sicuro. Qual è la sostituzione? È tangente x uguale t. Quindi x chi è? Vi ricordo che le sostituzioni devono essere sempre invertibili, quindi x è l'altro tangente, cioè, chiamiamola tan che è meglio. Meglio sempre usare l'angolazione anglosassone.
x è uguale al tangente di t. Quindi chi è dx è uguale a 1 fratto 1 più t quadro dt. Quindi questa integrale chi è? Questa integrale non è altro che l'integrale di t quadro fratto 1 più t quadro in dt, dove t ovviamente è uguale alla tangente di x. E questo chi è? Lo scrivo qua sopra, questo è l'integrale di 1 meno 1 fratto 1 più t quadro in dt, uguale l'integrale di 1 fa t, l'integrale di meno 1 su t quadro fa meno l'arco tangente di t più la costante, cioè qua mi viene t, vi ricordo che era la tangente di x, meno x, perché l'arco tangente di t era x, più costante. Allora, proviamo a vedere se è vero. Facciamo la derivata di questa e vediamo se viene la tangente al quadrato. La derivata di questa, la derivata della tangente è 1 sul cos quadro meno 1, che è uguale a 1 meno cos quadro fratto cos quadro, che fa se quadro sul cos quadro, che fa tangente quadro. Quindi vedete che funziona. Ovviamente qui devo stare molto più attento a quando vado ad applicare l'integrale come integrale definito, perché dove funziona tutto ciò? Funziona fino a quando il denominatore qua sotto non sa nulla, ma il denominatore, che è un cos quadro, si annulla a pi greco mezzi più k pi greco. Quindi questo qua lo potrò andare a integrare ogni volta che il mio intervallino non va a prendere un punto di questi qua, perché se il mio intervallino prende un punto di pi greco mezzi o pi greco mezzi più k pi greco, questo non si può fare. Ma si vede anche dalla migliore scritta. Ok, quindi la prima, questo si deve provare a fare in ogni caso, vale anche quando non è evidente, diciamo, sembra evidente che non si possa. Facciamo un altro esempio. Se io integrale di sen x più cosen cubo di x fra 2 più sen x più cosen x di x, ok? No, mettiamoci, scusate, facciamo sen x più cosen x. Ok, allora qua non sembra evidente la sostituzione tangente x uguale t, però in realtà funziona, perché se io scrivo i tangente x uguale t, allora io che cosa posso scrivere? Qua posso scrivere integrale di sen x più cosen x più cosen x per, anzi, meno sen quadro x cosen x, tutto fratto sen x più cosen x. Lo posso anche scrivere con l'integrale di, divido per il coseno sopra e sotto, qua mi viene tangente x più 1 meno sen quadro x fratto tangente x più 1 x. Allora a questo punto ricordatevi che tangente quadro più 1 è uguale a 1 su sen quadro x, 1 su cos quadro x,
quindi cos quadro x è uguale a 1 fratto tangente quadro x più 1, no? Meno sen quadro lo posso scrivere come più cos quadro meno 1, quindi questo qua è cos quadro. Potevo anche dire, è inutile, potevo dire direttamente qua per cos'è x, ho fatto due passaggi in più. Quindi questo qua come lo posso scrivere? Come l'integrale di t più 1 fratto t quadro più 1 fratto t più 1 in dx, ma chi è dx? X è uguale all'arco tangente di t, quindi dx è uguale a dt fratto t quadro più 1. Quindi qua abbiamo dt fratto t quadro più 1. Oh, come vedete però questo integrale non sarà facilissimo, perché qua ci compare, adesso quando vado a fare qua la somma, qui ci comparirà un numeratore di grado 3, poi invece il denominatore sarà t quadro più 1 per t quadro più 1 per t più 1, quindi sarà un denominatore di grado 5 che però abbiamo già fattorizzato, eh? E quindi possiamo applicare il MIT, poi fate l'integrale e poi viene quello che viene, e già così è lunga. Ma in ogni caso l'altra sostituzione che andiamo a fare è molto più lunga, quindi conviene sempre provare a fare questo. Poi vedete, se non riuscite ad aggiustare, a far scomparire i seni e i coseni per esprimerla solo qua, praticamente si capisce che perché qua se divido per coseno viene tutto in tangente tranne un quadrato del coseno, che comunque i quadrati seno e coseno si possono esprimere come funzione razionale della tangente di x, e quindi in altri casi non è diciamo evidente se si può fare o non si può fare. Uno ci prova, se vede che non funziona è meglio che ci provi praticamente, perché se ci prova praticamente si vede subito se funziona o non, senza stare a fare tanti ragionamenti teorici. E se funziona questo è meglio, per quale motivo? Andiamo a fare l'altra sostituzione. Qual è l'altra sostituzione possibile? Quindi abbiamo detto che qua una sostituzione possibile è t uguale tangente di x. L'altra sostituzione possibile è t uguale tangente di x mezzi. Allora, questa corrisponde, la prima sostituzione corrisponde a x uguale all'arco tangente di t, la seconda a x uguale a due volte l'arco tangente di t. Quindi la seconda corrisponde a dx uguale a 2 fratto 1 più t quadro dt. Quindi sicuramente la seconda sostituzione non ci fa, diciamo, ci fa apparire una funzione razionale da t quando andiamo a sostituire dx, ma la seconda sostituzione funziona sempre in questo senso. Andiamo a scrivere, perché sen x chi è? Se vi ricordate le formule di duplicazione, sen x è uguale a 2 tangente di x mezzi fratto sen x è uguale a 2 seno di x mezzi coseno di x mezzi, cioè 2 tangente di x mezzi per coseno quadro di x mezzi, ma coseno quadro di x mezzi è 1 più 1 fratto 1 più tangente quadro di x mezzi, e quindi è 2t fratto 1 più t quadro. Vi ricordo che siamo, questa la cancello proprio perché è quella di prima, non voglio che ci sia confusione, siamo in questa sostituzione qua. Allo stesso modo coseno di x è uguale a coseno quadro meno sen quadro, cioè è 1 meno t quadro fratto 1 più t quadro, dove t è sempre lo stesso tangente di x mezzi. Queste, se vi ricordate, le avete studiate alle superiori, sono l'espressione del seno e del coseno, e poi se fate il rapporto anche della tangente, quindi in qualunque funzione trigonometrica,
in funzione, si chiama espressione razionale in funzione della tangente dell'arco metato. Ok? Quindi, per esempio, se io devo andare a fare integrale di 1 su coseno cubo di x in dx, integrale di 1 su coseno cubo di x in dx, teoricamente io cosa devo fare? Devo fare, se pongo tangente di x mezzi uguale t, qua mi trovo con 1 più t quadro fratto 1 meno t quadro, che è 1 su coseno, al cubo in dx, ma chi è dx? È 2 dt fratto 1 più t quadro. Quindi qua mi trovo 2 integrale di 1 più t quadro al quadrato fratto 1 meno t quadro al cubo in dt, che è una funzione razionale ma fa abbastanza schifo, perché questo denominatore è di grado 6, sia pure fattorizzato. Questo qua porta le radici 1 e meno 1 con molteplicità 3. Quindi adesso vado a fare il MIT, ma non è un integrale bellissimo. D'altro canto, in questo caso qui, per esempio, ci sta una scorciatoia. Se io voglio andare a fare l'integrale di 1 su cos cubo, posso fare coseno su coseno alla quarta. Ma coseno alla quarta è coseno quadro al quadrato, questo posso scriverlo come l'integrale di seno di x, scusate, coseno di x di x fratto 1 meno sen quadro di x al quadrato. Allora, se adesso pongo seno di x uguale t, quindi se stavolta pongo sen x uguale t, si vede subito che questo è dt e questo è 1 meno t quadro al quadrato, che, per carità, pure si deve fare, ma è sempre meglio di prima. Lo vedete, no? Qua 1 meno t quadro sta al quadrato, qua sta al cubo. Non è che è difficile. Sen x uguale t, chi è dt? Cosen x di x. In questo caso però bisogna riconoscere, cioè bisogna avere un po' più occhio. Le uniche sostituzioni che funzionano quasi sempre, cioè spesso, ma non sempre, t uguale tangente di x, quella che funziona sempre è t uguale tangente di x mezzi. Quando ci sono funzioni trigonometriche nella x e basta, questa sostituzione funziona sempre. Il problema è che una volta che ha funzionato stai al 20% dell'integrale, cioè nel senso di andare a fare l'integrale di una funzione razionale che potrebbe essere piuttosto lunga, soprattutto quando fai questa sostituzione. Quindi qual è il discorso? Il discorso è cercare di vedere se ci sono delle sostituzioni ad hoc, tipo t uguale seno di x o t uguale coseno di x, che non funzionano, funzionano molto meno spesso, però magari con un po' di osservazione in questo caso funzionava ed era meglio dell'altra, oppure comunque andare prima a provare quella t uguale tangente di x, perché se funziona quella i conti sono molto meno della metà. Quindi è bene, senza stare a fare troppi fronzoli, ci provo, vedo se funziona quella sostituzione, se non funziona la sostituzione devo fare l'altra, se non riesco a trovare metodi alternativi. Ok? Questo è. Quindi quando ci sono funzioni tipo trigonometrico, le sostituzioni a cui dovete immediatamente pensare sono t uguale tangente di x oppure t uguale tangente di x mezzo. E poi dovete conoscere le relazioni che vi fanno passare all'espressione dell'integrale come integrale di una funzione razionale nella t. Quindi dovete conoscere questa, dovete conoscere questa e così via. Ok. Andiamo a fare un'altra categoria piuttosto importante,
supponiamo di andare a fare l'integrale della radice, per esempio, di x quadro più 2x meno 3 ed x. Quindi stavolta abbiamo una radice quadrata, una cosa, la situazione è semplice, però sotto radice ci abbiamo un polinomio di grado 2. Polinomio di grado 2 possiamo supporre che sia monico, perché io posso tirar fuori il coefficiente davanti alla x quadro, ok? Se è positivo. Se è positivo, il coefficiente davanti alla x quadro mi rimarrà qualcosa del genere. X quadro per 1 per. Ok? Allora, questo come lo posso fare? Allora, cominciamo a fare sparire il termine di grado 1, cioè facciamo x y uguale x più 1. Allora, questo che cos'è? La radice di y quadro meno 4, se andate a fare i conti, perché se andate a sostituire x più 1 al quadrato in dy, siccome questa è una semplice traslazione, quando vado a fare dy uguale dx, e quando vado a fare il conto x più 1 al quadrato fa il quadro più 2x più 1 meno 4 fa meno 3 e si trova. Adesso però c'è un problema, devo fare questo integrale. Come si fa questo integrale? Allora, qua ci sono vari tipi di sostituzione che si possono fare, però non sono affatto equivalenti, alcune sono molto più rapide di altre. In particolare dovete tenere presente la relazione fondamentale che c'è tra coseno iperbolico e seno iperbolico. Se io scrivo coseno iperbolico quadro di t meno 1, questo è uguale a seno iperbolico quadro di t. Che, se vi ricordate, chi è coseno iperbolico di t? È e alla t più e alla meno t fratto 2. Invece il seno iperbolico è e alla t meno e alla meno t fratto 2. Quando vado a fare il quadrato, questo è uguale a e alla t e alla 2t più e alla meno 2t quarti più il doppio prodotto, che è un mezzo. Quindi qua questo per questo fa 1, doppio prodotto fa 2, fratto 4 fa un mezzo. Il seno iperbolico di quadro di t fa esattamente la stessa cosa, e alla 2t più e alla meno 2t quarti, che, se ci fate caso, questo è un mezzo coseno iperbolico di 2t, ma stavolta fa meno un mezzo. Perché meno un mezzo? Perché il doppio prodotto porta il segno meno. Quindi quando andate a fare la differenza, questo se ne va, un mezzo meno un mezzo fa 1, ok? Questa è la relazione fondamentale che c'è. Se preferite, la potete anche scrivere come coseno iperbolico al quadrato meno seno iperbolico al quadrato uguale 1, cioè con i coseni e seni normali, coseno quadro più seno quadro fa 1. Invece con il coseno iperbolico e seno iperbolico, è il coseno iperbolico al quadrato meno il seno iperbolico al quadrato che fa 1. Ok? Allora, quale sarà secondo voi la sostituzione che mi potrebbe tornare utile qua? La scrivo qua. Uguale integrale y uguale 2 per il coseno iperbolico di v, o se preferite, dovendola invertire, v è uguale all'arco coseno iperbolico di y mezzi. Dice, ma per fare così la y deve essere maggiore di 2. Eh sì, deve essere maggiore o uguale di 2, perché?
Perché se y non è maggiore o uguale di 2, y quadro non è maggiore o uguale di 4, e sotto radice mi trovo un numero negativo. E se vi ricordate, il coseno iperbolico ha valori da 1 in su. Quindi per invertirlo è invertibile solo da 1 in poi. Ah, cosa mi rimane? Mi rimane la radice di 2, ce l'ho messo perché voglio ottenere 4 al quadrato, di 4 coseno iperbolico quadro di v meno 1, mettendo in evidenza. Chi è dy? Dy è 2, la derivata di coseno iperbolico e seno iperbolico di v in dv. Ok? Ok, ma allora la radice di 4 fa 2, questo non mi serve più e lo cancelliamo. Quindi qua mi viene 2 per 2 che fa 4, la radice di coseno iperbolico al quadrato meno 1, che è seno iperbolico al quadrato fa seno iperbolico, e qua mi viene l'integrale di seno iperbolico al quadrato di v in dv. Ma se vi ricordate, in realtà seno iperbolico al quadrato di v era uguale a un mezzo coseno iperbolico di 2v meno un mezzo. Perché era quello che ho appena cancellato. Era scritto nella T, ma vale anche nella T. Quindi questo chi è? Andando a fare la sostituzione, qua mi viene 2 integrale di coseno iperbolico di 2v meno 1 in dv. E quanto fa questo integrale? Fa 2 seno iperbolico di 2v mezzi, quindi 2 e 2 si semplifica, meno 2v più costante. Adesso però mi devo ricordare chi è v, che quando faccio la derivata, questo, la derivata di questo fa 2 coseno iperbolico di 2v e si trova, la derivata di questo fa meno 2 e si trova. Adesso v chi è? V è l'arco coseno iperbolico di x mezzi, quindi qua c'ho seno iperbolico di 2 per l'arco coseno iperbolico di y mezzi, l'ultima sostituzione la farò dopo, meno 2 v, ma v è l'arco coseno iperbolico di y mezzi più costante. Ora questo in realtà si può semplificare, perché io so che il seno iperbolico di 2, diciamo di v, seno iperbolico di 2t, chiamiamolo così, è uguale a 2 seno iperbolico di t coseno iperbolico di t. Questa è un'altra regola di duplicazione, vale anche per il coseno iperbolico. Provate a scrivere così vedete che funziona. Ok? Allora, se lo vado ad applicare, quindi seno iperbolico di 2 arco coseno iperbolico di y mezzi deve essere uguale a 2 seno iperbolico di arco coseno iperbolico
di y mezzi per seno iperbolico, per coseno iperbolico di arco coseno iperbolico di y mezzi. Allora questo quanto fa? Questo fa 2. Questo fa y mezzi perché è coseno iperbolico dell'arco coseno iperbolico. E quell'altro quanto fa? Se il coseno iperbolico fa y mezzi, il seno iperbolico quanto fa? Il seno iperbolico si ottiene facendo la radice quadrata del coseno iperbolico al quadrato meno 1, quindi questo qua fa la radice quadrata di y quadro quarti meno 1. Y mezzi lo scrivo qua fuori, quindi semplificando qua mi viene y per la radice, o se preferite y mezzi per 4, per y quadro meno 4, perché se il mezzo lo porto dentro, quindi questo pezzo qui, quindi qua mi viene y mezzi per la radice di y quadro meno 4 meno 2 l'arco coseno iperbolico di y mezzi più c. Ora, questa qua la potete sia lasciare così, se però la volete esplicitare con i logaritmi lo potete fare. Se vi ricordate, la funzione arco coseno iperbolico noi l'abbiamo scritta, abbiamo invertito la funzione coseno iperbolico usando i logaritmi, e ve lo fate e la scrivete. Ok? Non è necessario farlo, però potete farlo. La funzione arco coseno iperbolico voi sulla calcolatrice ce l'avete. L'unica cosa è che adesso dobbiamo esprimere il tutto nella x, e quindi ci dobbiamo infine ricordare che y è uguale a x più 1, quindi qua mi verrà x più 1 mezzi per la radice quadrata di x più 1 al quadrato meno 4, quindi x quadro più 2x meno 3 meno 2 per l'arco coseno iperbolico di x più 1 mezzi più costante. Questa è la primitiva. Allora, possiamo fare un controllo? Beh, certo che stavolta possiamo fare un controllo, perché la funzione tutto sommato non è molto complicata, quindi andiamo a fare la derivata. Come si fa a fare la derivata? Allora, quando vado a fare la derivata devo fare prima la derivata di questi, quindi devo fare un mezzo per la radice di x quadro più 2x meno 3 più x più 1 mezzi per 1 fratto la radice di x quadro più 2x meno 3, e qua devo fare per 2, per la derivata di questo che fa 2x più 2, 2x più 2 e 2 fa x più 1. Quindi ho fatto prima la derivata del primo per il secondo, e poi ho fatto la derivata di questo per questo. Poi ci devo fare meno 2, chi è la derivata dell'arco coseno iperbolico? La derivata dell'arco coseno iperbolico, la derivata dell'arco coseno era meno la radice, allora la derivata dell'arco coseno iperbolico dovrebbe essere 1 fratto radice di x quadro meno 1, quindi qua devo fare x più 1 mezzi al quadrato meno 1 per la derivata di x più 1 mezzi che fa 1 mezzo. Allora, quindi, ok, questo questo 2
Allora, qua abbiamo un 2 che viene. No, dovrebbe essere così. Allora, forse ho sbagliato, il 2 doveva essere... Ok. Vabbè, andiamo a fare i conti. E qua mi viene... un mezzo per la radice di x quadro più 2x meno 3, poi mi viene più 2, la radice qua viene la stessa di qua, quindi viene la radice di x quadro più 2x meno 3, e qua mi viene x quadro più 2x meno 3, sì, è giusto, perché questo, allora, un mezzo lo metto in evidenza, sta qua. La radice e la radice sono uguali e sta qua. Adesso devo fare x più 1 al quadrato meno e qua non mi trovo con il coefficiente perché deve venire 4, perché se viene così effettivamente qua mi viene un mezzo radice più un mezzo radice, viene la radice di x quadro più 2x meno 3, che era quello che doveva venire. Però attenzione, qua mi doveva venire 4 mezzi. Allora, vediamo se ho sbagliato la derivata. La derivata era 2 per 1 fatto x quadro meno 1. Per un mezzo, quindi no, qua deve venire... Insomma, non mi trovo, c'è un 2 che mi manca qua, ma non so se ho sbagliato a fare il controllo o se ho sbagliato a fare l'integrale. Questo qua lo dovete calcolare voi, lo fate voi per esercizio. C'è un 2 che non si trova, ok? Non perché non lo voglia fare io, perché se no non facciamo a tempo a fare presto, ok? Quindi comunque questo è il procedimento. Allora, il procedimento è... Allora, supponiamo di... Quindi andiamo a ricapitolare quello che abbiamo detto. Se io devo fare... Se ho una funzione che è funzione di radice di a quadro meno x quadro, qual è la sostituzione da fare? La sostituzione da fare è x uguale a per... a per seno di t o coseno di t. E qual è il motivo? Qua mi viene a quadro per 1 meno sen quadro o 1 meno cosen quadro, che è il quadrato dell'altro. Quindi qua, quando avete a quadro meno x quadro, dovete pensare alle funzioni trigonometriche normali. Se invece avete una funzione che è funzione di radice di a quadro più x quadro, allora la sostituzione è x uguale a sen iperbolico di t, perché stavolta vi verrà a quadro, mettete in evidenza, lo portate fuori, vi verrà 1 più sen iperbolico quadro, e fa la cosen iperbolico quadro, la radice farà cosen iperbolico, e quindi avete eliminato la radice. Dopodiché gli integrali diventano integrali immediati, cioè che si fanno facilmente. Quello che abbiamo visto noi era ancora un terzo tipo, che era f della radice di x quadro meno 4. Allora, questa volta la sostituzione è x uguale a per coseno iperbolico, perché stavolta coseno quadro, coseno iperbolico quadro meno 1 farà seno iperbolico quadro. Quindi in questo caso a seno iperbolico, in quel caso a coseno iperbolico, in questo caso a seno o a coseno. Chiaro? Quindi, quando allora dice, ma mica sotto radice, se c'è un polinomio di grado 2, mica mi compare sempre così. Certo che ti compare sempre così, se fai la traslazione.
questa parabola, se tu la centri, questa è diciamo, sotto radice c'è l'espressione di una funzione il cui grafico è una parabola. Se tu la centri, questa qua è x più 1 al quadrato, se poni y uguale x più 1 al quadrato, ti verrà x più 1 al quadrato meno una costante, oppure più una costante. Quando la centri, se davanti alla x ci sta il segno meno, se la centri ti verrà con le costanti scambiate. Quello non lo puoi portare fuori il meno, no? Te lo devi tenere. Se il termine del grado 2 è il coefficiente del termine di grado 2 è negativo, non lo puoi portare fuori. E quindi devi pensare a quest'altro più. Quindi queste sono le sostituzioni da fare quando la mia funzione, diciamo, integranda è una funzione che dipende soltanto dalla radice di un polinomio di grado 2. Prima con una traslazione mi riconduco a un polinomio di grado 2 di questo tipo e poi faccio. Queste sono le sostituzioni più veloci, non sono le uniche che funzionino, ma sono quelle più veloci. Naturalmente poi bisogna, quando le andate ad applicare per fare il vostro integrale, bisogna stare attenti che la sostituzione sia invertibile e quindi bisogna che sull'intervallo in questione la mia sostituzione sia dia luogo a una funzione invertibile. Ok? Vabbè, 5 minuti prossimo.